La grande festa, lo scudetto, sono troppo recenti per poterli archiviare. Il ricordo è vivo nel pubblico veronese come fra alcuni dei protagonisti della grande impresa. Chi più degli altri non ha dimenticato come giocava il Verona dello scorso anno è Elchiar, mobilissimo e pericoloso per tutto il primo tempo con le sue incursioni. È proprio del danese la prima rete, quella che sembra aprire le porte del successo. Davanti il Verona si dimostra spesso pericoloso e colpisce una traversa a convolpati. Ma dall'altra parte c'è un Lecce che non molla, che costruisce gioco con Alberto Di Chiara e con Causio in evidenza. E i pugliesi ribattono colpo su colpo, nel primo come nel secondo tempo. E proprio con Causio hanno un'occasione molto limpida, però la palla va al lato d'un soffio. Nella ripresa ancora il Lecce che preme. Qui Alberto Di Chiara arriva con un attimo di ritardo. Poi il Verona avrebbe la palla per raddoppiare, ma Bruni si fa anticipare. E allora è il Lecce a raggiungere l'1-1. C'è una discesa sulla sinistra, una palla sulla quale si avventa Nobile di testa, niente da fare per Giuliano. Il Verona però torna subito in vantaggio grazie a questa rete di Di Gennaro. Ed è a questo punto che praticamente si decide la partita. Infatti i gialloblu avrebbero delle altre occasioni per passare nuovamente, ma non riescono a sfruttarli. E allora il Lecce che si rifà sotto è sempre sulle palle alte, vedete i difensori del Verona che non riescono a intervenire, interviene invece Paciocco e segna il 2-2. È il momento più difficile per i gialloblu, con Barbas che colpisce un palo. Comunque il conto dei pali lo pareggia un attimo dopo Galderisi. Nel Verona manca ancora Brigel e il centrocampo non riesce a fronteggiare la pressione avversaria. Sentiamo cosa ne pensa Di Gennaro, intervistato da Sergio Tazza. Il problema del Verona, a quanto è parso di capire, è il centrocampo. È sempre la solita storia. Questo problema è nato già prima che noi cominciassimo la stagione, per vari motivi. E purtroppo quando magari le cose non vanno bene è sempre il primo a saltare fuori. Comunque direi che quando le cose vanno così un pochino male, perché non c'è da drammatizzare niente, bisogna far quadrato soltanto noi e trovare, e non magari dire soltanto la colpa è di uno o dell'altro. La colpa, se ci sono colpe e per me non ci sono, direi che fa parte di tutta la squadra, ecco. Doppio debutto in Serie A per il Lecce e per l'allenatore della squadra pugliese, Fascetti. Fascetti, possiamo ben dire che è un risultato soddisfacente quello di oggi, un pareggio 2-2 con il Verona campione d'Italia. Sì, soddisfacente perché è ispirato e poi conquistato meritatamente.